ci penso io. Piano ferro, ci lento, veloce, ci pensa lui, ma non è, è indeciso ancora. Lento, se veloce. Ci pensa lui, stai tranquillo. Tiziano, stai attento perché un giorno di questi sarai contattato anche tu dal finto Maurizio Costanzo, eh? Chi ha chiamato il nostro Maurizio? Allora, essendo amici di Alessandro Borghese, abbiamo fatto passare un po' di tempo da quando lui è venuto ospite a Tutti Pazzi per RDS circa 2 anni fa. Ecco, tu sei amico di Borghese e gli fai lo scherzo. Ah, sono amico di Alessandro. Siccome lo conosco, allora l'abbiamo chiamato di mattina presto, siccome lui va ai fornelli già alle 7:30 del mattino. Certo. Quindi l'ho preso nel bel mezzo della sua cucina. Dello spadellamento. Ah. E quindi mi sono finto che. È cascato in piedi. Maurizio Costanzo, sentite com'è andata questa finta intervista. Scusaci Alessandro. Sì, ciao, sono De Gennaro, sono Alfonso De Gennaro, l'assistente Maurizio Costanzo. Ti disturbo, buongiorno. Ciao, no, ciao. Quindi nella tua patria, niente, ecco. Niente di nuovo. Niente di nuovo. Senti, c'era Maurizio, voleva parlarti un attimo e salutarti. Posso passartelo? Ci mancherebbe. Ti ringrazio, un abbraccio, ciao Alessandro. Ciao. Ciao. Cos'è? Maestro Borghese. Maestro addirittura. Pronto? Costanzo, come sta? Esagerato. Abbastanza bene, lei come sta? La chiamo maestro che io sono completamente sopraffatto da queste nuove trasmissioni che stai facendo, devo dirti, eh? Molto qua. Bene. Molto. Ma 4 ristoranti. Eh? 4 ristoranti che devo dire sapevo già. Insomma, fossi in onda su Kai, ma ora che è in chiaro, devo dire, la guardo in maniera più dinamica. Sì, adesso è in chiaro da un paio di settimane, quindi c'è la possibilità di vederlo di vuoto, che è divertente. Devo dire che funziona, anche il fatto di andare a vedere un po' il mondo dell'Italia che lavora, giovani e non giovani, insomma. Che no, senti, devo dire una cosa, che tu sai benissimo, io vivo per la televisione da... proporre, individuare, io avevo pensato per te, un format nuovo sulla cucina, ecco, dire, certo. Si chiama Indovina l'ingrediente, sarebbe una sorta di testing cooking, in cui una sorta di quiz show, ma è stato su un riconoscere gli ingredienti delle pietanze, ecco. Senza vederli ovviamente. No, invece no, assaggiando, no. Assaggiando, esempio. Bellissimo. Io in questo vorrei anche un supporto tuo, ovviamente, qualora tu potessi. Che bella idea. Sarebbe con immenso piacere. Assaggiare una pietanza e riconoscere l'ingrediente segreto di quella pietanza. Ora detto così, detto così è facile, poi ci vuole un palato raffinato. Ecco, mi farebbe piacere, Alessandro. Cosa ne pensi se ci potessimo aggiungere tannoisti dentro? Potremmo aggiungerci? Come tannoisti? Oppure no, è meglio evitare. A livello di ingredienti, scusi, non ho capito. No, si possa aggiungere qualcosa del latte o no? Questo sì, perché io non so. Della... bisognerebbe pensarci su e ragionarci un attimino. Con la capacità, dici tu? Sì, perché comunque è divertente magari coinvolgere i ragazzi. Ma tartaretti secondo te i piatti, dico però. Perché io questo mi chiedo. Ecco, infatti. Non ho capito, scusi. Tartaretti dei piatti? Sì. Da presentare. Sì, i piatti da presentare, che cosa per fare, che detto? Sarebbe giusto o no? Nei piatti ho 3 ingredienti, sì, e tartareditti. Ma sì, cosa? Una cosa da mezz'ora? Poverino. Una cosa veloce? Ne, tartareditti secondo te? Ecco, oh no, se sì, no dirlo. Secondo me sì. Ma perché? Anche se non ho capito esattamente di cosa intendi. Intanto, però sì. Bisognerebbe incontrarsi. Sì, Milano. Sì, Milano. Ecco, mi veniamo a fare una bella mangiata allora. Con immenso piacere. Allora porto con me, sai chi pure, così insomma lì possiamo, se ti fa piacere, porto anche Barticolucci. Aia. Beh sì, ci facciamo 2 chiacchiere, con immenso piacere. Allora porto Barticolucci, che è quello che ti imitava, ti ricordi? Tutti pazzi per RDS, ti ricordi quello che imitava? Ah, ti imitava. Tutti pazzi per RDS sì, su RDS sì, me lo ricordo. Ti ricordi? E io sono sempre Barticolucci, imita Costanzo. Che bastardo. A prima mattina in cucina, ovviamente. Mentre sto a traffica coi fornelli, mortacci. No! Facciamo anche in bocca al lupo Alessandro, ringraziando voi di averci concesso la liberatoria e mandare lo scherzo, anche perché lui sta per aprire un ristorante a Milano, gli facciamo anche in bocca al lupo. Invitaci, veniamo tutti a scrocco ovviamente.